uno spettacolo diverso dal solito, fatto per attirare l'attenzione dello spettatore. Al Teatro Traetta di Bitonto va in scena Bovary 2000, una storia metateatrale colma di intrighi dietro maschere fameliche, tinta di rosso come la passione, la sensualità, la seduzione, l'amore, e fatta di sprechi che, come consiglieri silenti, riflettono segreti, cambiamenti e realtà. Uno spettacolo molto particolare che solo una mente geniale come quella di Pier Giorgio Meola poteva partorire. Questa è una grande sfida perché per la prima volta ci cimentiamo anche con il canto. Quindi non c'è solo la recitazione, ci saranno come sempre delle azioni in pausa, quindi piccole coreografie e una grande coreografia dove abbiamo avuto il supporto della bravissima Noemi Farella. E poi appunto abbiamo voluto unire a questa nuova produzione il canto, cosa che porteremo avanti anche per altre produzioni. Il titolo potrebbe richiamare chiaramente Madame Bovary di Gustave Flaubert, ma il regista, Pier Giorgio Meola, dice che questo non è assolutamente vero, perché la storia si incontra come quella di altri personaggi inconsueti in questo spettacolo, acquistando un sapore totalmente diverso. È stata tutta una, diciamo, si può definire una strategia, appunto per richiamare un attimino il romanzo di Flaubert, ma in realtà è un teatro a luci rosse. Il nome di questo teatro che abbiamo voluto creare è appunto Bovary 2000, un teatro quindi osé, un teatro non per tutti, un teatro fatto di maschere, maschere che nascondono appunto segreti, misteri di questi personaggi che abitano questo piccolo teatro.